Alessandro Profumo e Fabrizio Viola vanno a ingrossare la lista dei nostri concittadini che hanno attraversato una lunga vicenda processuale, 8 anni in questo caso, uscendone indenni dal punto di vista giudiziario, ma certamente essendone toccati dal punto di vista dell'equilibrio personale, della vita affettiva, relazionale, sociale, della propria reputazione. Un processo di 8 anni, anche quando si conclude felicemente, è di per sé stesso una pena, come si dice spesso. Ma questa è una vicenda che va al di là anche della sorte personale di Viola e Profumo, perché è una storia che riguarda una banca importantissima, la banca più antica del mondo, io credo, il Monte dei Paschi di Siena, che è stata protagonista di vicende veramente incredibili, e questa non è che l'ultima vicenda di una storia che resta piena di punti interrogativi. Ed è di questo che voglio parlarvi oggi, che è il 12 dicembre 2023. Io sono Ivan Scalfarotto, questa è la versione di Ivan e noi andiamo a incominciare. Io sono Ivan Scalfarotto e questa è la versione di Ivan. Una storia al giorno, da lunedì al venerdì, rigorosamente dal mio punto di vista. La vicenda di Alessandro Profumo e di Fabrizio Viola, che sono stati assolti ieri dalla Corte di Appello di Milano da accuse infamanti, accuse molto gravi per le quali rischiavano 6 anni di prigione. I reati contestati erano l'aggiotaggio e le false comunicazioni sociali in quanto ex dirigenti del Monte dei Paschi di Siena, è una storia che abbiamo già visto molte volte nel nostro paese. La storia di imputati VIP o un po' meno VIP che vengono inquisiti, poi vengono condannati in primo grado e poi, quando la tensione mediatica si rilassa, vengono assolti dai giudici di appello, che forse guardano al caso con una minore pressione mediatica sulle spalle. E devo dire che questo caso si distingue forse un po' dagli altri perché quantomeno l'assoluzione di Profumo e Viola ha ottenuto una certa visibilità sui giornali. Oggi per esempio La Stampa dedica al caso 2 pagine. Questo probabilmente è dovuto anche all'importanza di questa sentenza su vicende economiche che avranno a che fare proprio con la struttura e con la proprietà del Monte dei Paschi di Siena. Ma certo, di solito quello che vediamo è che lo spazio dato all'avviso di garanzia è enorme, lo stesso succede con la sentenza di condanna in primo grado. Spesso la sentenza d'appello sparisce a pagina 42 in un trafiletto, ecco, in questo caso quantomeno se ne sta parlando. E poi c'è da dire anche un'altra cosa, che questa sentenza non ha stupito nessuno, un po' perché credo sia la 18ª sentenza favorevole al Monte dei Paschi e quindi questa è l'ennesima sentenza che proscioglie gli amministratori del Monte dei Paschi di Siena, un po' perché i predecessori di Viola e di Profumo erano già stati assolti e un po' perché era abbastanza chiaro che Profumo e Viola sembravano aver soprattutto cercato di mettere una pezza a quello che era successo prima di loro. Tra le altre cose va segnalato che la Procura di Milano, che è una procura molto esperta in reati finanziari, tra l'altro i sostituti procuratori erano coordinati da Francesco Greco, un magistrato espertissimo proprio in reati di questo tipo, ecco, la Procura aveva chiesto l'archiviazione per il caso e invece era stato il GIP a voler procedere con un'imputazione coatta, che il nostro codice prevede, per carità, però certo non possiamo ignorare il fatto che appunto la Procura avesse chiesto l'archiviazione. Ci doveva essere qualche motivo. La Procura aveva detto appunto potrebbero essere irregolarità contabili, ma secondo noi tutto questo non costituisce reato. In ogni caso, come dicevo, l'impatto economico è importante. Gli analisti dicono che probabilmente il Monte potrà rilasciare un bel po' di soldi che erano stati contabilizzati come riserve proprio per far fronte ai rischi legali, e quindi questo dovrebbe migliorare i conti del Monte dei Paschi. Infatti si vede che il prezzo delle azioni sta andando su molto rapidamente e questo dovrebbe favorire finalmente il matrimonio del Monte dei Paschi di Siena con un'altra banca, cosa che si tenta di fare da molto tempo ma non ci si riesce. Ecco, forse oggi che i conti sembrano essere più solidi sotto la nuova amministrazione
amministrazione, la nuova gestione, probabilmente questo matrimonio si farà. Certo che resta una storia comunque emblematica, io credo, delle vicende economiche e politiche italiane, perché il Monte dei Paschi di Siena ha avuto una storia gloriosissima, per carità, pluricentenaria, ma anche una gestione che è stata abbastanza tipica di alcune banche cosiddette del territorio. E io voglio sempre ricordare la riforma delle banche cooperative, quindi delle popolari, delle banche basate sul principio una testa un voto, che è tutto il contrario del capitalismo, riforma che fu portata a termine dal governo Renzi, e il che ovviamente attirò, secondo me, su quel governo particolari antipatie, perché è chiaro che queste banche lavoravano proprio su concetti diversi da quelli che dovrebbero caratterizzare la buona amministrazione di una società per azioni, di un'azienda o comunque di una grande azienda, di una grande società che lavora sul territorio. Non si lavorava sul rendimento, sul ritorno sull'investimento, sul profitto per gli azionisti, ma si cercava in particolare di creare un consenso sul territorio. C'è chi definiva il Monte dei Paschi di Siena un istituto di beneficenza municipale. I senesi lo chiamavano il babbo, quell'istituto, perché Siena era un'isola felice, una città ricca, dove appunto il Monte dei Paschi di Siena arrivava a sponsorizzare qualsiasi iniziativa culturale, qualsiasi iniziativa del territorio. Era una sorta di polmone finanziario che quella città, quella provincia avevano e altri certamente non avevano. E la madre di tutti i guai del Monte dei Paschi, che ha distrutto poi quella storia secolare, è stato il tentativo di fare il grande salto, no? Di diventare un gruppo internazionale e di acquisire questa banca, la Antonveneta, che fu acquisita dagli olandesi di ABN AMRO per un prezzo completamente spropositato. C'è chi dice, insomma, diciamo, i numeri dicono che si pagò in quel momento il triplo del valore di quelle azioni, e in realtà poi tutte le indagini che sono state fatte successivamente sono state tutte indagini su operazioni con le quali si tentò di coprire le perdite che erano causate da quella particolare operazione, e ovviamente poi ci si assunse dei rischi enormi che con le turbolenze dei mercati portarono a fare in modo che i titoli che erano stati emessi per coprire quella voragine diventassero sostanzialmente spazzatura. E quindi, insomma, abbiamo una storia che di fatto ancora oggi lascia aperti un sacco di interrogativi, e al di là del fatto che ci sono questioni appunto finanziarie, di malversazioni, di truffe che sono state poi portate a danno di chi in quell'istituto aveva investito, non dobbiamo mai dimenticare che in questa vicenda poi alla fine ci fu anche una vittima, parlo di David Rossi, il dirigente del Monte dei Paschi di Siena, che morì cadendo da un balcone. Utilizzo questa espressione non a caso perché si è parlato molto di suicidio, ma è un suicidio che resta tuttora avvolto dal mistero, da mille interrogativi. La famiglia non ha mai creduto che si trattasse di un suicidio. La gestione delle indagini ha lasciato moltissimo a desiderare, tant'è che la commissione parlamentare che fu istituita nella scorsa legislatura fece emergere delle falle incredibili da parte delle autorità inquirenti, dei magistrati che arrivarono sul posto, e tutt'oggi quella vicenda resta appunto una vicenda non chiarita. Per cui devo dire che questa appunto mi sembra veramente una storia italiana, e mi sembra che ci richiami appunto all'esigenza che si faccia economia
in modo pulito e trasparente, che si applichino le regole del mercato, che si torni a capire che una banca non può essere un istituto di beneficenza, ma che deve fare il suo mestiere di produrre utili e ritorno sull'investimento degli azionisti. È questo che dovrebbe succedere ed è questo che una certa politica, un certo sistema di potere non ha consentito al Monte dei Paschi di Siena, bruciando una storia gloriosa e pluricentenaria per una vicenda di potere che, come ho detto, lascia ancora aperti molti interrogativi. Io mi fermo qui, noi ci sentiamo domani. Avete ascoltato la versione di Ivan, un podcast di Ivan Scalfarotto ispirato dall'omonimo libro edito dalla Nave di Teseo.